Bene è una compagnia che è nata meno di un anno fa. Abbiamo pensato che fosse necessario avere un ambiente di lavoro che in maniera plastica rappresentasse la nostra vocazione innovativa. Mi sono occupato di una ricerca approfondita di layout di compagnie assicurative non solo italiane ma internazionali, e questa è diventata poi un'opportunità per riflettere e riorganizzare lo spazio. Abbiamo una pianta libera di 1000 metri quadrati che aveva degli elementi preesistenti particolarmente vincolanti. La scarsa presenza di finestre, la scarsa luminosità, l'ampiezza del corpo di fabbrica, così come la notevole altezza che presentava questo edificio. Se mi consente, architetto, vorrei dire che nonostante questi vincoli strutturali, lei ha perfettamente interpretato il nostro indirizzo e le nostre linee guida. Noi crediamo che il luogo, attraverso i materiali, attraverso i percorsi, attraverso lo scambio e l'interazione possibile tra tutti coloro che partecipano alla startup e all'intrapresa, può diventare una variabile critica di successo. Non possiamo sottovalutare aspetti legati alla nuova composizione sociale, ha una conseguenza diretta sull'organizzazione aziendale. Nel 2025 il 75% della forza lavoro sarà costituita dai millennials. Queste nuove generazioni che si affacciano al mondo del lavoro e per una società come questa si traduce in una nuova organizzazione spaziale, non in un luogo convenzionale, non in una gerarchia di spazi separati tra le funzioni executive e le funzioni operative. Sebbene i nuovi lavoratori siano digitali e quindi a loro è consentito di lavorare in ogni luogo, anche al di fuori degli spazi convenzionali del mondo del lavoro, il luogo di lavoro non perde di centralità. Noi siamo una compagnia digitale, ma abbiamo anche un elemento di grande continuità con la storia delle assicurazioni in Italia, cioè la presenza sul territorio di luoghi fisici, le nostre agenzie, che sono gestiti da lavoratori autonomi, i nostri agenti di assicurazione. E allora qual è la funzione della nostra sede a Milano? È anche quella di accogliere la nostra rete distributiva. La virtualità non può far a meno della fisicità, quindi il luogo fisico concreto dove incontrarsi, dove accogliere i propri visitatori, i propri clienti, i propri collaboratori. Ogni volta che si ottiene un risultato, il risultato è frutto di un lavoro di team, e qua è innegabile che ciò sia avvenuto.